In questo primo video tutorial vedremo come sonorizzare una fiava con il programma Movie Maker. Per cominciare, creiamo una cartella, la chiamiamo Brema, e all'interno di questa cartella creiamo sei sottocartelle, una per le immagini, la musica, i progetti, testi, video e la voce. È importante lavorare con ordine. Apriamo il programma Movie Maker. E aggiungiamo un'immagine. In questo primo progetto la nostra sonorizzazione sarà molto semplice. Utilizzeremo un'unica immagine per tutta la fiaba. Clicco su Aggiungi, immagini. All'interno della cartella Brema abbiamo già preparato le immagini per la nostra storia. Ne inserisco una sola. Vedo che di default il programma le attribuisce una durata di 7 secondi. L'immagine viene sempre scomposta in tre o più clip in base alla durata. Possiamo modificare questa durata e, ad esempio, se prevediamo che il testo durerà circa 5 minuti, potremmo dare una durata di 300 secondi. Vediamo che il numero dei clip si è infatti moltiplicato. Possiamo cambiare anche la visualizzazione di questi clip, rimpicciolendola o ingrandendola. Anche in questo modo, con icone medie o icone grandi, a seconda della modalità di lavoro. Partiamo quindi dall'inizio, torniamo ad icone piccole e registriamo la voce. Abbiamo già preparato il testo e lo abbiamo suddiviso in brevi sequenze, in modo che se sbagliamo una sequenza non occorre registrare tutto il testo, ma solamente questa piccola parte. Torniamo al programma, per registrare, clicchiamo su Registra narrazione. Dopo aver premuto il pulsante rosso, un uomo aveva un asino che lo aveva servito assiduamente per molti anni, ma ora le forze lo abbandonavano e di giorno in giorno diveniva sempre più incapace di lavorare. Eccetera, eccetera. Salviamo la nostra voce con il numero 1. Precedentemente avevamo già fatto un esperimento, quindi sovrascriviamo il file. Vediamo che qui all'inizio c'è uno spazio vuoto. Vogliamo togliere questo spazio, selezioniamo la narrazione, andiamo a strumenti di narrazione. Le opzioni mi permettono di spostare il cursore in un punto, dividere il file della narrazione e cancellare quello che non mi interessa. Posso trascinare la narrazione al punto desiderato e questo si può fare per qualunque altro momento della nostra storia. Per continuare, portiamo il cursore nel punto desiderato, torniamo alla home page e continuiamo con la seconda sequenza, quindi registra narrazione. Dopo aver camminato un po', trovò un cane da caccia che giaceva sulla strada, eccetera, eccetera. Quando interrompo, automaticamente vi viene chiesto di salvare il file. Diamo il numero 2, importante che i file contengano i numeri in ordine, salva. Ecco, quindi abbiamo questo file che può essere spostato, come vedete. Quindi si creano anche dei vuoti, ad esempio per inserire delle parti musicali. Per completare il nostro lavoro, manca il titolo e manca un po' di musica. Torniamo alla home page, clicchiamo sul titolo. Naturalmente il cursore deve essere in questa posizione. Il titolo ha una durata di 7 secondi e di default il programma mi dà o la data oppure la parola filmato, dipende quante volte ho lavorato su questo progetto. Diamo come titolo I musicanti di Brema. Inseriamo anche una colonna sonora. Riportiamo il cursore del filmato qui all'inizio. Home page, aggiungi musica dal computer. Scegliamo ad esempio questo brano
che abbiamo salvato all'interno della nostra cartella Brema, musica. Ecco qua. Vediamo che la musica si estende anche per la narrazione, potrebbe disturbare, quindi decido di troncarla in questo punto. Seleziono la musica, vado a strumenti, musica, porto il cursore nel punto in cui desidero troncare la musica, ad esempio qui, dividi, seleziono questa parte, cancella. Possiamo dare una dissolvenza in entrata e una dissolvenza in uscita. A questo punto, dopo aver completato la registrazione del testo, inserito musica e titolo, posso salvare il progetto, salva progetto, lo inserisco nella mia cartella progetti, ce n'era già uno precedentemente, lo sostituisco, e se sono soddisfatto di questo progetto, lo posso anche convertire in filmato. Quindi clicco su salva filmato. Salva filmato per computer, torno alla cartella Brema, video e lo chiamo video 1 Brema. Il programma, nel giro di qualche decina di secondi, salva il filmato. Al termine del salvataggio apparirà questa finestra di dialogo che mi chiede di riprodurre o di chiudere il nostro progetto. Riproduci il filmato, riproduci il video, mi permetterà di visualizzare il video in MP4 e di esportarlo su qualunque altro dispositivo, tablet, smartphone o altro. Con questo concludiamo il primo video tutorial su Movie Maker.